Ma secondo voi Barbie 2 si farà? E a quanto pare a 2 settimane dall'uscita di questo fantastico film al cinema si inizia già a parlare di un sequel. E quindi oggi ve ne parlerò un po' perché Greta Gerwig ha detto qualcosa al riguardo. Ciao, sono Cappanerd, bentornati su Chuck e Azioni. La pellicola Barbie ha fatto un grandissimo successo per ora a livello globale, arrivando quasi ad 800 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo. Quindi chi lo sa dove andrà a finire? C'è chi dice che arriverà pure al miliardo, dato che comunque la trasmissione durerà forse un mese, se qualcosina in più. Addirittura in America è uscita insieme al film Oppenheimer di Christopher Nolan e ciò ha creato questo Barbieheimer, come tutti conosciamo, che in pratica è un po' una competizione a livello di incasso, che comunque purtroppo il nostro Nolan sta perdendo, dato i suoi 400-500 milioni a fronte del quasi il doppio Barbie. E quindi niente, sembra che la bambolina più famosa del mondo stia conquistando il pianeta Terra. E comunque, anche data la nostra storia vincente legata alla nostra Margot Robbie nel suo mondo plasticoso che è Barbieland, ci possiamo arricchire di gioia, risate e tutto ciò che riguarda la scenografia pazzesca che la pellicola trasmette, che comunque porterà sicuramente anche agli Oscar, sia per l'interpretazione, almeno per quanto riguarda Ryan Gosling, sia anche per quello che ho detto, la scenografia, il paesaggio e tutto il resto. Il film ha dato un nuovo impatto sul mondo del cinema, che comunque non c'era da tempo, che stavano dominando i cinecomics, finché poi non abbiamo visto un declino a livello di incasso, come vi ho anche detto nei film precedenti, e ora con questo Barbieland, con questo Barbie, sembra che la questione sia cambiata. Lì. Comunque, dato l'incasso, la nostra sceneggiatrice e regista Greta Gerwig ha sicuramente detto che un sequel si farà, anche se attualmente è un po' corto di idee, dato che è appena uscito questo film su cui ha lavorato tantissimo e non puoi pretendere che già subito hai la percezione di come fare andare avanti la storia, anche perché ora come fan ci vuole poco a dire come potrebbe andare avanti. Ci metti un dettaglio che riporta sta figliola al punto di partenza, non voglio fare spoiler, abbia a far arrabbiare chi non ha visto il film, però una sceneggiatura non è mai una cosa molto complicata, almeno per quanto riguarda un film di questo genere, che è una sceneggiatura molto semplice. Ciò che fa la differenza in questi film sono appunto le doti attoriali e la scenografia. La sceneggiatura, l'unica cosa è che magari tocca un po' un tasto abbastanza sessista e potrebbe scaturire in qualche polemica. E comunque, tornando alle dichiarazioni di Greta Gerwig, ha proprio precisamente detto I'm a totally zero, ovvero sono a secco riguardo alle idee per una possibile sceneggiatura di Barbie 2. E quindi tanti hanno supplicato di fare magari uno spin-off legato a Ken, dato che è l'attore migliore della pellicola. Ovviamente anche Margot Robbie, però comunque lui ha dato un impatto superiore a lei, è una cosa impressionante. Quindi ve lo posso dire apertamente, a prescindere di quanto tempo passerà da questa pellicola alla prossima e a prescindere da come verrà prodotta, sicuramente avrà successo, data la popolarità della Barbie in sé e data la popolarità degli attori che vanno a interpretare questi personaggi. Su questo non ci piove. In ogni caso, cercheremo di rimanere aggiornatissimi su tutto ciò che riguarda le news, riguardo sequel o cose relative a Barbie, e vi faremo sapere in qualche altro video. Io vi ringrazio di avermi ascoltato e guardato, vi chiedo di seguirmi sui social, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima, e da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!